Sei sicura di non voler mangiare nulla? Possiamo ordinare qualcosa? Non ho molta fame. Grazie lo stesso. Ok, del caffè? Tè? No, grazie. Un drink? Del whisky? Sto bene, Damien, davvero. D'accordo. Allora, cosa ne pensi? Penso che non dovresti credere ad una parola di quello che ti ha detto quell'uomo. Stava cercando di entrarti in testa e non ci sono prove di quanto è successo a Reza. Spero tu abbia ragione. Sono arrivata fin qui per scoprire che Reza è... Smettila. Non c'è niente da guadagnare a pensare al peggio. Deve essere molto importante per te. Reza, intendo. Sì, Reza è il mio migliore amico da tempo ed ero molto innamorata di lui. Poi il sentimento ha iniziato a svanire. Ora non lo amo meno, ma è diverso. Non so cosa mi stia succedendo. Ho perso la fiducia, non solo in lui, ma in ogni cosa. La scuola, i miei amici, i miei hobby, il mio futuro, Reza. Sembra che niente abbia più importanza. Per questo, quando Reza è scomparso, sapevo che avrei dovuto cercarlo. Non solo perché è mio amico e gli voglio bene, ma perché senza di lui che senso avrei io? Cosa ne sarebbe di me? Non mi piace la Zoe che sto diventando, ma è sempre meglio della Zoe che avrebbe abbandonato un amico in quel modo. Perciò sì, è molto importante per me, certo. E ora voglio che stia bene più di ogni altra cosa al mondo. Quindi, quell'uomo? Quello in giardino? Si comportava come se fosse lui a gestire tutto, come se avesse in pugno la Wati Corp. Ho sentito delle voci, ma non ci ho mai creduto. Penso che si chiami Alvin Pitts. Pitts? Il fondatore della Wati? Avrebbe centinaia di anni, ma in un certo senso la cosa ha senso. È una specie di leggenda metropolitana. Che cosa è successo ad Alvin Pitts? Non lo sa nessuno, ma esistono varie teorie. Alcuni dicono che sia tenuto in vita grazie a delle macchine e che controlli ancora la Wati Corp. È il tipo di storia che mi fa ridere di gusto. Non era semplicemente collegato a una macchina, Damien. Sembrava essere una macchina, almeno in parte. Ed era malvagio, triste, patetico e odioso. Farneticava che gli stessimo rubando i sensi. Penso che avesse davvero paura di me. Da quanto mi hai detto prima, sembra che dipenda totalmente dalla rete. Le scariche devono terrorizzarlo a morte. Se ha bisogno della rete per sentire e vedere, è perduto senza. Il fatto è che non mi sento più al sicuro. Sapeva il mio nome. È entrato nei sogni di Reza. Ha spie ovunque, telecamere, robot. Non preoccuparti, Zoe. Qui non ti troverà, tranquilla. Domani smuoverò un po' le acque e vedrò cosa riesco a recuperare su Pizza. Devi essere esausta. Io ti sto tenendo sveglia. Scusa, sono solo... Sì, sono stanchissima. Forse è il momento di trovare un hotel e decidere da farsi. Grazie dei vestiti, Damien, ci... Ehi, non c'è bisogno di andare in hotel. Puoi restare qui. Sempre che tu te la senta, ovviamente. Io dormirò per terra. No, davvero, non devi... Lo so, ma ne hai passate tante e mi stai aiutando. Quindi il minimo che posso fare è lasciarti dormire nel mio letto. Forse mi sono espresso male, ma hai capito che cosa intendevo. Grazie, Damien. Se per te non ci sono problemi, resterò. Ok, lascia che ti prepari il letto, allora. No, tranquillo, faccio... Ok, beh, forse avrò bisogno di una mano. Già, beh, perfetto. Ah, se domani mattina sono già uscito quando ti svegli, non preoccuparti. Devo essere in ufficio molto presto. Va bene, nessun problema. Io resterò qui. Bene, ti do delle lenzuola e una coperta pulita. Eccoci, Apostolo, il più grande edificio dell'impero est di Sadir, un monumento alla nostra forza e alla nostra fede. Neanche a Sadir esiste nulla di paragonabile. Perché è stato costruito così alto? Lo chiedete alla persona sbagliata. Io non questiono l'infinita saggezza delle sei. Nutro assoluta fede nelle loro decisioni. Ma certo, come noi tutti.
Entrate, apostolo. L'emissario vi attende. Apostolo Alvane, benvenuto a Marcuria. Vi prego, unitevi a me. Siamo onorati della vostra visita. Mi auguro che abbiate fatto buon viaggio. Buono, mia signora. Questo edificio è stupefacente. La costruzione è quasi conclusa. Presto inaugureremo il primo stanziamento Azadi permanente nelle terre del nord. Le sei giungeranno da Sadir per presenziare a questa solenne occasione, ma vi sto annoiando. Già sapete. Dunque, apostolo, so che siete stato inviato qui per portare allo scorpione la parola della Dea. È così. Egli è responsabile della morte di tanti fedeli qui al nord. Esatto. E suppongo che le sei non confidino più nel fatto che lo troveremo e uccideremo noi. Sono qui soltanto per assistervi, mia signora. Non intendo sfidare l'autorità e le capacità dei vostri comandanti. Capisco. Bene, dovremmo essere grati a un apostolo che presta la sua spada alla nostra causa. Questi terroristi sono diventati un problema. Ostacolano il progresso tecnologico e la maturazione spirituale. Stanno solo peggiorando le condizioni di chi sostengono di proteggere. Dopotutto, desideriamo solo che questi infedeli siano mondati dalla luce purificatrice della Dea e ottengano l'accesso al paradiso. E invece, quattro sparuti sovversivi mortificano la vita di tutti. Vogliono libertà e democrazia. Ma noi abbiamo dato loro molto, molto di più. Senza di noi non avrebbero neanche una città. Abbiamo dato loro pace, prosperità e progresso. Cos'altro possono desiderare? Esatto, mia signora. Dunque, da dove pensavate di iniziare? Se desiderate, posso prestarvi i servigi dei miei uomini. Grazie, emissario. Mi serviranno pochi individui, ma non subito. Prima ho delle piste da seguire. Fate il dovuto per estinguere l'incendio prima che divampi incontrollabile. La costruzione della torre non subirà ulteriori ritardi. Il piano di lavoro deve essere rispettato, o ci saranno gravi conseguenze per tutti. Farò qualunque cosa in mio potere per consegnare lo scorpione alla giustizia, mia signora. Bene. Potete congedarvi, apostolo. Presto ci rivedremo. Comandante Vamon? Apostolo Alvane, cosa vi ha spinto a uscire dal vostro tempio? Una missione. Una missione, capisco. Deve essere di una certa importanza se il consiglio vi ha fatto venire fin qui da Sadir. Dopotutto, gli ufficiali e gli agenti di qualità non ci mancano qui a Marcuria. Allora, chi vogliono farvi uccidere questa volta? È qualcuno che conosco? Temo che i dettagli della mia missione siano riservati a me e all'emissario, comandante. Non insultatemi, Alvane. Tra me e l'emissario vige un rapporto di massima confidenza. Non siamo più a Sadir. Qui le cose vanno diversamente. Comandante? Perdonatemi, mia signora. Ho parlato male? L'apostolo è qui per ordine delle sei. Faremo bene a trattarlo con rispetto. Certamente, ed egli è il benvenuto nel nostro piccolo avamposto imperiale. Stava prendendo congedo. Grazie, apostolo. Che la luce della Dea illumini il vostro cammino. Grazie, emissario. Comandante? Apostolo. Mia signora, mi avete fatto chiamare. Che cosa ne pensate di questo Alvane? A Sadir avete prestato servizio insieme, esatto? Esatto, mia signora. Alvane è un brillante spadaccino e un fedele servitore delle sei.
Risparmiate i salamelecchi, comandante. Siamo soli. Non mi fido di lui. Ha scalato i ranghi troppo rapidamente. Deve avere delle conoscenze. Che abbia un appoggio nel cerchio delle sei? Così credo. La sua abilità con la spada è più che adeguata. La sua posizione nella corte non ha precedenti tra gli uomini della sua casta. Sì, egli è giovane, n'è vero? Troppo giovane. E non è di famiglia. Nessun casato. Ah, ora capisco perché lo disprezzate tanto. Perdonatemi, mia signora, ma non è solo del suo lignaggio che dubito. Ha delle strane amicizie e il suo moralismo è irritante. Perché questo improvviso interesse per l'apostolo Alvane? Le sei lo hanno inviato senza consultarmi, il che è preoccupante. Mi chiedo cosa possa significare. Inoltre l'apostolo ha il cuore tenero. Non è mai stato così lontano da casa. Se iniziasse a simpatizzare con questi infedeli... Capisco. Che cosa proponete? Voglio che lo facciate seguire. Assicuratevi che non si distragga dalla sua missione. Come desiderate, mia signora. È tutto, comandante. Potete andare. Grazie, mia signora. Non perderò di vista l'apostolo un istante, ve lo posso garantire.